ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi si va in debito. Che bello, non vedo l'ora che la mia banca mi chiami e mi chieda nuovamente perché sto spendendo questa quantità di soldi senza senso. Oh, che bello! Se non avete capito, quello che voglio fare è un'idea malsana e malata. Non fatelo a casa, bambini, e ricordatevi sempre di usare le forbici delle punte arrotondate, perché forse questa volta si taglia qualcos'altro oltre alla carta, probabilmente la mia carta di credito. Io su Instagram vedo sempre un sacco di pubblicità, tantissime. Più delle volte io skippo, onestamente. Invece questa volta ho deciso di fermarmi. Penso di comprare 5 pubblicità. Quello che viene fuori, viene fuori. Io compro e poi vediamo quello che succede. Ok, allora questa qua è il mio feed di Instagram. Come vedete seguo robe completamente a caso senza... Oh, una pubblicitatina. Subito così, dan black. Casino. Online. Oh mio Dio, ma è legale. Si chiama 88 Fortune Slot Machine 777. Qui dice che è una sorta di applicazione che ti fa giocare, però non so se vinci soldi veramente. Vinci giri gratis. È una sorta di finta slot machine. Vabbè, la scarichiamo. Una slot machine? Ma quando io cioè non è che gioco slot machine. Ok, mentre si scarica l'applicazione direi di continuare a scorrere e a vedere se vengono fuori pubblicità. Ah, ciao Folly. Oh, un'altra cosa. Oh, molto interessante. Foodspring. Sono dei prodotti carichi di proteine, quindi penso dei sostitutivi del pasto. Onestamente questa qua è molto inerente ai miei interessi ultimamente, perché sto seguendo un corso in palestra con un personal trainer. Ho messo delle stories dove ero in palestra. Vuoi vedere che Instagram mi controlla? Teoria complottistica. Qua mi fanno vedere tipo delle barrette. Praticamente sarebbero degli snack da prendere quando hai fame, tipo a merendina. Che non mi dispiacerebbe. Quanti gustini carini. Cookie dough. Se non sapete cos'è il cookie dough, è praticamente la pasta cruda dei biscotti. Questo qua lo voglio veramente assaggiare. Costano 24,99 euro. Ok, proviamo. 24,99 euro più la spedizione di 4,90 euro. In totale 30 euro per 12 barrette. 30 diviso 12 quanto fa? Non lo so, un po' di euro. Ok, continuiamo a scorrere e vediamo cosa viene fuori di interesse. Oh lalle, dove sono le pubblicità quando ne hai la necessità? Ah, sapete cosa potremmo provare? Scorrere tra le stories, perché ogni tanto vengono fuori le pubblicità tra le stories. Allora c'è Marta, ciao, Sespo, ciao, Kevin, ciao, Elena, ciao, Marina, ciao. Oh Maria, beh. Ok, allora è venuto fuori questa pubblicità che è varie volte che la vedo, che è di Flamingo. E praticamente c'è questa borsa, che è palesemente una copia della borsa di Vuitton. Adoro la plastica costosa. Tutto qua. Io da tanto che la vedo questa pubblicità. Però questa qua costa 55 euro. Non è poco per una borsa di plastica. Però puoi avere il look volendo. Cioè sono molto curioso di vedere se sa di puzza. Cosa? Ci si aspetta la spedizione dal 15 maggio in poi. Ok, vabbè. Oh, eccolo, eccolo. Una pubblicità. Tommy il figure. Non so mai come si pronuncia. Vabbè, Tommy diciamo. Che c'è la collezione featuring Lewis. Che è sto tizio, credo. O forse è il modello. Non so chi è questo Lewis. Street style di LA e la forza dell'unità. Ah, c'è tutta una collezione. È molto street style. Bella quella tuta lì. Non sta bene con il mio feed di Instagram, però vabbè. Nella prima clip che mi facevano vedere c'è lui con questa giacca che è pazzesca. Secondo me dovrei andare con quella lì. Oh mio Dio, 300 euro. Ok. Ah, c'è solo una taglia. C'è solo un articolo rimasto, raga. È proprio il mio. È reversibile. Il che vuol dire due giacche in uno. Quindi in realtà costa solo 150 euro. Poi direi di prendere un pantalone come minimo. Cioè non posso non prenderlo. Questo pantalone qua, che è tipo un jogger molto carino, grigio. In totale sono 438 euro. Ok, vabbè. È per la moda, si può fare, si può fare. Paghiamo con PayPal e chi si è visto, si è visto. Ma che belle emozioni. Secondo me Instagram guarda i miei video. Cioè si è reso conto che è qui che si fa la moda. Non è che abbiamo passato una pubblicità. Oh, Vuitton. Alla ricerca della propria identità. Sentite perché c'è un concetto dietro, eh. Scopri la capsule collection Tigarama. Sembrano scattate editate con un iPhone 4. Qua vediamo un bel marsupietto per la modica cifra di 1090 euro. Molto bene. Effettivamente nella campagna pubblicitaria quello che si notava di più erano le magliettine rosa e le scarpe che indossavano i modelli. Queste scarpe sono particolarmente brutte, se me lo chiedete, perché questa LV qua non si può leggere. Però vabbè, prenderemo a sto punto un paio di scarpe. Poi direi di prendere la magliettina. Ma non c'è, e il problema è che non c'è. In alternativa c'è questa maglietta che si chiama T-shirt Inside Out, che credo sia letteralmente una maglia normale, pure un po' slave. Ah,
c'è una targhetta dietro. Ah, non c'è neanche una taglia. Tutti quanti volevano la magliettina da 450 euro. Nera c'è, non disponibile, manco sotto tortura. La bianca, manco se parli in turco aramaico, quindi niente magliettina. Vabbè raga, prendo solo le scarpe, ciaone. Questo qua era l'ultimo pubblicitario messaggio che ho visto e cosa che ho comprato, il che fa un totale di circa 1000 qualcosa euro. Non lo so, non ho idea, non voglio neanche saperlo. 2 weeks later. E finalmente sono arrivati tutti quanti i pacchettini e pacchettoni dopo un bel po' di tempo, raga. È stata una cosa, è un'attesa incredibile, come se fosse Natale. Non vedo l'ora di spacchettare tutta la faccenda, vedere quello che c'è, vedere quello che mi è arrivato. Alcuni ho già sverciato, però vi spiegherò tutto quanto. Partiamo con il primo oggetto che mi è arrivato, che è la cosa più semplice e più chiara, che è stata l'applicazione. Allora, io ho giocato un po' a questa applicazione, 88 Fortune, una cosa del genere si chiama. Ce l'ho ancora nel cellulare. Raga, un'applicazione più schifosa non l'ho mai vista. È proprio un gioco brutto. Non fa niente, praticamente. Tutto quanto il tuo compito come giocatore è quello di premere un pulsante. Ce n'è uno che tu vuoi premere, il resto non puoi fare niente. E gira tutto quanto su questa slot machine. Vinci soldi veri? Ovviamente no. Cosa si vince? Dei gettoni per giocare ancora. E costa pure 9,99€ a comprare la versione completa. Ma non c'è lo scopo. Qual è il punto di questo gioco? Vabbè, andiamo avanti. Il primo prodotto concreto che mi è arrivato è stato quello di Foodspring. E mi è arrivato in questo pacchettino pacchetto. Se lo vedete aperto è perché erano appunto le barrette, quelle proteiche al gusto biscotto. E l'ho aperto e ne ho mangiate un po' tante. Ma perché, scusa, non volevo dare un'opinione su un prodotto che assaggio una volta. Perché queste qua sono delle barrette proteiche da mangiare tipo a colazione o a merenda, tipo snack. E ogni barretta ha 20 grammi di proteine. Quindi ne ho mangiato la metà. E raga, in queste settimane vi dico che questi cosi qua mi sono piaciuti veramente tanto. Ma proprio buoni, perché mi sono ritrovato tipo alla mattina, se uscivo prima di andare in palestra, dopo andare in palestra, se giravo qua, là, su e giù, a mangiarmeli, e sono proprio buoni. Tra l'altro hanno tipo un impasto un po' gommosello e ti riempiono un sacco. A me piace veramente tanto. Ogni volta che ne mangiavo uno mi sembrava di aver mangiato tipo una colazione intera gigantesca. Li ricomprerei? Sì, saranno proprio buoni. E tra l'altro vorrei proprio assaggiare il gusto al brownie e quello alla nocciola. Gli altri due alla frutta, no, secondo me non ci stanno bene. Sono contento che Instagram me le abbia consigliate, perché avrà visto che faccio ultimamente dei post inerenti alla palestra, attività fisica. Quindi top. I due pacchi, questi qua, quelli più giganti, sono arrivati insieme, raga. Queste qua penso che siano le scarpe, non vedo l'ora di aprirle e vedere se mi stanno bene. È passato così tanto tempo da quando le ho ordinate, perché c'è stato un pacco che è arrivato tardissimo. E onestamente non mi ricordo neanche come sono. Oh, ah, è il pacco di Tommy questo. Pensavo fosse quello di Winston. Una busta. Maria, apri la busta. Allora, c'è la busta con i pantaloni. E qua c'è il bomber. Ok. Visto così mi sembra leggermente grande. Non lo so, adesso voglio provarli. Ta-da! Cosa pensi? Allora, ma dai, non è proprio bruttissima. La giacca è troppo grande, purtroppo. Di per sé, secondo me, non sarebbe così oscena, perché i colori non sono neanche male. Anche il pantaloncello, a me piace solamente perché c'è scritto create. E la cosa più bella è che è double fast. No, devi dire proprio double fast. Double fast. Vabbè, dai. Ti dirò che rossa è più bella, guarda, sì, ma dietro è proprio, allora, il nero, il blu, il rosso. Cioè, non posso stare tutti questi colori. Non sembro uscito da un film della Marvel. Poi guarda la scritta che c'è. E guarda il dettaglio nel polsino. Sì, allora sì, yeah. Ok, e adesso il pacco di Vuitton, che a quanto pare è quello più grande. L'eleganza, raga. Ma che bel packaging. Non lo so, raga, se volete che faccio shopping dato a Vuitton, ditemelo. Perché guardate che bei pacchettini. Anche qua c'è la busta, ma riapri la busta. Che carino, sembra che sia un regalo. Però è come un regalo, perché non mi ricordo cos'è che avevo comprato. Ok. 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 Raga, non mi piacciono. Sembrano tipo delle scarpe che prendi al mercato. E avevo visto che c'era anche un pacchettino dei lacci di ricambio. Ok, vediamo almeno se sono stracomode queste cose. Onestamente non mi ricordo quanto costassero queste scarpette, però penso che costassero poco. Ah! Eccola. No. Vabbè, le incolliamo. No. Ah, Tosca, non mangiarla. Ha mangiato l'etichetta della giacca, raga. Ti dirò che sono sorprendentemente comode. Però non è minimamente una cosa che metterei, onestamente. Sono delle Stan Smith. È vero che sono tipo delle Stan Smith? No. No, no, no.
posso farcela, non posso farcela. Allora, se siete nel mio canale da tanto tempo, vi ricorderete che forse l'anno scorso, in questo periodo qui, invece di... L'anno scorso la stessa roba, stesso periodo, raga, col trapano. Ok, 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 ok. Wow, l'ultima busta, che è quella che ho aspettato più di tutti, e sarebbe la busta della famosa borsa. Questa io ho continuato a vedere la pubblicità ancora, ancora, ancora. Ancora, 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 come sto trapano qui che sta andando. Quindi proprio Instagram voleva che io la comprassi. Guarda che packaging, non è male. C'è tipo una bustina carinissima. Oh, raga, per essere una cosa che secondo me è molto cinese, ci sta. No, vabbè. No, vabbè. Ma dai, raga, è figa. Non mi dispiace per niente. Starebbe benissimo questa come borsa di palestra. O anche tipo se devi fare un viaggio. I colori in video non rendono. Dentro c'è anche la tracolla. E quindi la puoi mettere tipo a braccio, no? Pazzesco. No, vabbè, devo fare l'outfit completo. Beh. Eccala. Ti prendi le scarpe di Vuitton, però la borsa di Vuitton falso. Ha senso. Parto verso un nuovo viaggio, arrivederci. Salve, faccio video su YouTube dove dico quanto ho speso per i miei outfit. Allora, quanto costa il tuo outfit? Facciamo le scarpe. Scarpa Louis Vuitton, 500 euro. Guarda la cosa, guarda la cosa. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siano piaciuti i miei acquisti. Cosa pensate che sia la cosa migliore? Io sono molto 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 contento della borsa, delle barrettine di Foodspring. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15, ogni sabato alle 10.30. E tanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!